Allora, sapete benissimo che un po' ne hanno parlato tutti, alcuni articoli sono usciti anche su giornali esteri molto importanti, molto famosi. Insomma, sappiate e sappiamo che l'Emilia-Romagna è considerata la Silicon Valley del food. O, come diceva Massimo Bottura, chef e patron dell'osteria francescana 3 stelle Michelin, siamo quel tipo di regione dove abbiamo cibo lento, quindi slow food. Provate a pensare, non so, il parmigiano reggiano che impiega così tanto tempo, il prosciutto crudo di Parma, ci aggiungo la salamina ferrarese che, se aspettiamo e vogliamo aspettare la tradizione, ci sono 6 mesi da disciplinare IGP di stagionatura, ma può arrivare anche a un anno e mezzo, eccetera, eccetera. Quindi cibo lento e fast car, quindi macchine veloci come Maserati, come Ferrari, come la Lamborghini, ma anche moto veloci, no? Come la Ducati, eccetera, eccetera. Quindi una regione molto molto ricca. Sappiamo che abbiamo monti e abbiamo mare, per cui è una cucina molto variegata, perché si può fare cucina di montagna, si può fare cucina di pesce, si può fare cucina in ogni modo. E ogni spostamento, 10-15 km, ha una propria tradizione, come un po' tutta l'Italia, e quindi, essendo così concentrata in salumi, eccetera, eccetera, la Silicon Valley del food era stata anche giudicata come una delle cucine più complesse a livello mondiale, eccetera, eccetera. In tutto questo bel panorama, io ho la fortuna di vivere in Ferrara. Ferrara, in quello che io ho visto ultimamente, quello che vedo e quant'altro, sono un po' di parte, sì, ma è anche la realtà, è la bomboniera dell'Emilia-Romagna. Perché è una città piccola, è una città raccolta, è una città dove si gira con la bicicletta. È una città a misura d'uomo, è una città che ti offre tante cose e quindi è tutta curata nei minimi particolari, essendo così piccola. Chiaramente abbiamo un po' di tutto, dalla storia, gli estensi, il castello che prevale su quello che è il nostro centro storico, ma anche il Duomo, ma il Palazzo dei Diamanti. Abbiamo una delle città, delle vie più belle giudicate dall'UNESCO, che è Ercole Primo d'Este, eccetera, eccetera, eccetera. Ne avrei di ogni da comunicare. Ma poi abbiamo una provincia che si estende all'infinito fino ad arrivare al mare, fino ad arrivare ai nostri lidi. Abbiamo quella che definiscono una piccola Venezia, che è Comacchio, ma in realtà non è una piccola Venezia, perché piccola Venezia è un diminutivo. In realtà Comacchio non è diminutivo di niente. Comacchio è un'altra perla di Ferrara, è un'altra perla della nostra città, della nostra provincia, è una piccola cittadina come Ferrara, molto raccolta, molto pulita, molto curata, con un parco, con le valli di Comacchio, con una salina. Abbiamo la salina di Comacchio da poco aperta, quindi del sale integrale ancora raccolto a mano, asciugato al sole, eccetera, eccetera, eccetera. E poi abbiamo le valli di Comacchio. Se qualcuno di voi è stato in Francia e ha visto la Camargue e dice: "Ah, la Camargue è bellissima", probabilmente non è mai stato a vedere le valli di Comacchio, perché se uno vede le valli di Comacchio e poi va in Francia a vedere la Camargue, dice: "Ma cos'è sta Camargue?". Le valli di Comacchio sono uno spettacolo della natura al di fuori del normale, con guide che ti accompagnano e sanno descriverti ogni singolo posto, ogni singolo dettaglio, ti fanno vedere particolarità che da solo non potresti mai vedere. Quindi città cicloturistica, mare, valli, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sarò di parte, dite quello che volete, ma essere nati in una regione che è considerata la Silicon Valley del food, macchine, moto, e poi vivere in una città che, secondo la mia opinione, è la piccola bomboniera dell'Emilia Romagna, quella più curata, quella più elegante di quelle città che esistono in Emilia Romagna. Sono belle tutte le città, ma per me Ferrara, sarò innamorato, dite quello che vuoi, ma per me rimane la più bella cittadina dell'Emilia-Romagna. La piccola bomboniera, l'elegante bomboniera. Ferrara, Comacchio, Valli, eccetera, 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 eccetera. Venite a farti un giro.